ha mangiato tutta la parte zuccherina del reciotto, rendendo appunto il reciotto amaro e alcolico. Quando l'assaggiato ha detto: "Santo cielo, questo reciotto non è più dolce, ma è amaro, adesso cosa facciamo? Proviamo a vendere tutto il reciotto amaro", che succede datato 1936, quella è stata la prima possibile amaro. Il reciotto, 2000 anni di storia, ma diffuso, qua a Verona, fuori quasi nessuno lo conosce, l'amarone, grazie a questo errore, è nato l'amarone, quindi c'è quello che ci fa il banco, che si fa conoscere a livello mondiale, la sua qualità. Dopo, come torno a ripetere, fantastico, un vino impegnativo assolutamente, un vino d'occasione assolutamente, il bello di questo vino qua, che io lo dico sempre nei clienti, prendetevi una bottiglia in più, ve la dimenticate nel posto più scomodo della cantina e ritornate fra 20 anni, è più buono, alla prima. A Natale ho fatto un 97, dunque 23 anni, il colore, quello era qualità appunto dopo questo. Iniziava a prendere la punta aranciata marrone, perché il vino, la maturazione del vino è una curva gaussiana. Nasce, aumenta, arriva sull'asse della curva, che quando dal punto di vista è il punto migliore per bere dopo decade. Uno dei primi indici dove vedi che inizia a decadere è il colore. In 23 anni iniziava la punta aranciata. Non era lasciato lì ossigenare via dicendo, era una fatta. Perché buio, qua c'è, siamo sottoterra, ho la temperatura stabile tutto il tempo dell'anno e allora qua affina in maniera incredibile. Queste botti qua sono le classiche barrique, sono botti da 225 litri, io massimo arrivo al tonon, praticamente 5 quintali, 500 litri. Sono tutte in rovere francese, qua in Valpolicella è tanto amata la rovere francese, perché il rovere francese è responsabile di un sentore più dolce, più vanigliato, viene detto nel gergo. E per la tipologia di vini, tanti produttori, il binomio rovere francese e vino della Valpolicella, lo trovano ideale. Anche per noi, abbiamo provato anche il rovere americano, noi però è un po' più aggressivo, ci gusta di più questo sentore. L'affinamento, allora, botte nuova, legno nuovo ovviamente, tende ad ame tanto e velocemente, non è il massimo per una marrone, tanto per dire. Allora, quando ho la botte nuova, tendenzialmente lo uso per il Valpolicella, il primo passaggio. Dal secondo passaggio in poi, tutti gli altri vini. Vi dicevo, 6 mesi per il Valpolicella, 1 anno il ripasso, 2 anni il primo marrone, questo qua, 4 anni la marrone Forlago, che è il prossimo che vi farò assaggiare, 2 anni sempre la Reciotta. Questa è una manovra costosa, questa è di tutto, tra l'altro è una di quelle più costose, perché una botte ti dura circa 12 anni, dopo devi cambiarla, perché se ti va bene diventa contenitore in arte, se non ti va bene, quando mio nonno mi diceva osteria, l'ha preso il gusto da legno, del legno, è il difetto che dà il legno, praticamente di dopo. Assolutamente, è il periodo ideale, guarda. 16 anni di conservazione. Metti anche quando dicevo. Il periodo ideale a luglio? No, chi sei? Alla mattina, appena alzati, non avendo bevuto il caffè ovviamente, e massimo un bicchiere d'acqua. Lì senti pienamente tutte le caratteristiche del vino. So che è duro, però guardate, noi lo facciamo con l'impressione del bicchieramento. E anche un'altra cosa vi dico, non lo facciamo con lo so. Per 7 giorni di fila. Era aperta e quindi respira un blanco. Era una cosa personale di un fatto di palato che viene implementato. Se in 3 giorni tu punti sempre lo stesso campione, promuovi sempre campione A, ovviamente ok. Ma capita spesso, il primo giorno campione A, B, C, sintesi mi sono veramente. Sì. Finché arrivi a un certo punto sai cosa succede. Non capisci più niente. Non sai più dove spostarti, allora capisci che praticamente quei 3 vini, 3, 4, 5, quelli che sono parecchio simili. Qua c'è il sentore di vaniglia, un bel astronomo si sente, questo qua fa 4 anni, la cioccolata, infatti tante persone, quando tendenzialmente la prima è la vaniglia, tante persone mi dicono che in realtà sentono prima la cioccolata. Poi c'è, sopra la ciliegia, frutti di bosco, ovviamente il tabacco. Bello di questo, fateci caso, dolce al naso, in realtà dopo lo mettete in bocca è proprio col classico marrone. E caratteristica di questo che c'è corrispondenza tra naso e bocca, cioè nel senso gli aromi, i profumi che sentite il naso, dopo come ad esempio la cioccolata, questo ha 16 gradi alcolici che si sentono ancora meno del precedente, però questo ha anche 16 anni, e questo insomma è bello armonico, bello, sì, bello, 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 bello.
Questo è già pericoloso. Assolutamente, capisci? Capite la sua importanza che vi dicevo prima? Comprate la bottiglia in più, dimenticatevela in cantina, che è tutto guadagnato dell'amarone in particolar modo. Io tutti gli anni, come ne posso, 12 bottiglie di ripasso, di amarone, di recioto, me le porto su nella cantina vecchia, dove ho ancora le cisterne di cemento. Vado sotto le cisterne di cemento in fondo, di proprio gattonare, perché ovviamente se le avessi giù, ma se avvengono 4 mesi, ma sì, dai, li tiriamo il collo e 1, 2, 3 rimango in curva. Invece in questa maniera qua, prima di andare a fondo ci penso due volte. Giusto? Anche a me piace anche il recioto estremamente vecchio. Gli zuccheri non calano, però si evolvono e ti dà quella nota un po' di marsala, di brandy, che è molto particolare. Io non ho amato quelle. Dopo lì, come torno a ripetere, il vino è una cosa personale. È inutile che stia qua due ore a vendervi l'amarone se la signora è portata per il recioto. Come per lei, se no, magari le vendo il recioto, ma invece no, lei vuole vini strong. Il vino è una cosa personale. La manovra ideale, direi, è un foglietto di carta bianco, prendi il bicchiere, contro il bianco e guardate la parte alta, quella lì è l'unghia. Ah, ok. Che deve essere? Un rosso rubino. Questa qua ha già una nota. Ah, esatto, sì. Aranciata. Sì, è vero, però, non è anni, viola, ok. Ah, perché? È vero. Dopo c'è sempre quell'incognita del tappo, primo, e seconda cosa del sugo, è vero che rilascia, consigliabile sempre girarla. Lasciarlo sempre a contatto che non si secchi, che non diventa legno, che non diventi duro. Esattamente. E altra cosa che sembra una stupidata, dove non avete conservato le bottiglie, perché è vero che è una stupidata, però non tutti riescono osservare correttamente che buio, temperatura stabile e bottiglia fuori tappa. Perché se me l'avete tenuta 2-3 anni, bottiglia in piedi dove il tappo già si... Ma coricata così? L'importante è che il vino tocchi il tappo. Dopo il ma vino, tocchi parzialmente o completamente? Dopo il tappo è di sugo e tramite capillarità trasmette. Puoi fare come il sasso sotto, puoi fare dentro un buco nel muro. Storicamente, per conservare le bottiglie, che è una stupidata anche quello, in cantina, un classico buco, diciamo, mettevano dentro le bottiglie e coprivano di sabbia. Buio e buio, umidità perfetta e via. Vi faccio vedere l'appassimento. Non è un matrice alla base, se fosse un matrice alla base, ti attendo tu un po' di scudi. Sì, pure quel giorno, quello che c'è la base, vale, devo sapere che in 1-2 anni non conservato un po' di più. Cioè, piccolo dettaglio anche per gli altri signori, giù ho anche i vini sfusi, venite qua, venite a tagliare circa, spendete anche molto di meno. Il Valpolicella che ho giù, ad esempio, però è proprio un Valpolicella base, cioè ho preso l'uva schiacciata, né barricata né niente. Quello non ha senso invecchiare più di 2 anni, quello deve essere bevuto. Allora, con queste carriole praticamente escono nel vignito, una persona, tra due persone, una carriola, una davanti e una dietro. Questo deve essere sparlo, non colpato. Lo tagliamo, lo controlliamo in tutte le sue facce, se è perfetto, lo adagio in queste cassettine, se c'è qualcosa di guasto, tento pulirlo, se non ci riesco, il grappolo deve essere buttato via, va fatto un giro. Uno strato solo per cassettine, che grosso modo quando è fino corrisponde a 5 kg, ricordate i 5 kg, perché vi porto l'esempio, e rimane qua dai 3 ai 4 mesi, cioè grosso modo da metà settembre fino a metà gennaio. Adesso sono vuoti, prima di fare agosto dovrebbero uscire la macchina per lavarli. Ma se fossero pieni conservati così sarebbe un suicidio, perché praticamente per una persona, per ogni bancale, una persona ci deve girare attorno,
per controllarla, ovviamente, perché il loro rimanco è sbancalarlo e rimbancalarlo. Se mi va bene, se mi va bene, negli anni buoni passo con la torcia così e controllo. Negli anni poco attivi, nel 2014, letteralmente ho dovuto sbancalarlo. È orrendo, signora, è orrendo. Ma veramente orrendo. Cioè, tremo solo il pensiero, guarda. Perché tu pensa, pensate a sbancalare tutti questi bancali qua. E allora, per controllare, che dicevo, è fondamentale l'area fiora. Perché immaginate questo locale pieno di frutta, di uva, quanta acqua va, però quanta umidità avrei. Se questa umidità rimane dentro, incastrata proprio là, là sotto, ma ci sia tutto ovviamente. Se io lascio lo spazio che faccio girare l'aria, apro i portoni, faccio girare l'aria, butto fuori questa umidità, non ho nessun problema. Tendenzialmente mi piace fare abbassamento naturale, cioè apro tutti i portoni. Io ovviamente dico, devi giornalmente controllare previsionalmente le vicende di umidità. Se dovesse piovere uno o due giorni di fila, ovviamente ho già chiuso, ma se dovesse essere più di 3 giorni di fila, tengo qui l'osso, mi trovo in modo da pompare aria. Per farvi capire, con 100 kg di uva fresca vado a produrre circa 70 litri di Valpolicella, che è il primo vino. Quindi il Valpolicella viene ottenuto dove è fresca. Mentre nella Marone la resa è del 25-35%, cioè con 100 kg di uva fresca a settembre-ottobre, siamo, vado a produrre 25-35 litri di Amarone a gennaio-febbraio. 5 kg una cassettina, in questo modo per una cassettina un po' più di una bottiglia. Capito? Si giustifica da tante cose. Mi dicono su questo, tutti mi dicono che Amarone è un vino caro, caro, sì, è caro, ma vi dico anche che onestamente con i denti il mio margine di guadagno ce l'ho, nella Valpolicella nel ripasso, nella Amarone non riesco a guadagnare più di tanto. Con la tecnologia che c'è adesso, che lo fanno nelle grosse realtà, non stanno più lì a controllare la visione meteo, mettono il lupo tutto il loro capannone, lo chiudono, mettono il bancale su una bilancia, la bilancia collegata al computer, computer con l'indicatore, in modo da regolare la passimetro. La fanno automazione. Tutta automazione. Ma ho fatto una prova. Il calo che si ottiene in 3 mesi l'hanno fatto calare in 1 mese e l'hanno vinificata. E hanno ottenuto praticamente un vino alcolico, ovviamente, però con i sentori del Valpolicella. Tutto questo discorso per dirvi che questa manovra qua non mi serve solo per perdere acqua, ma c'è proprio un'evoluzione enzimatica delle uve che dopo gli dà proprio la nota caratteristica della Marone. La Marone, come il Reciotto, fa parte della categoria dei passiti, che vengono tenuti dove messi in appassimento, e questi vini qua sono leggermente volatilizzati, non è un volatilizzato potente, volatilizzato è la muffa bianca nobile che si forma nella fase del appassimento. Qua, se venite nel periodo invernale, la vedrete, che dopo è anche quella responsabile della caratteristica sentore della Marone. Vi dico anche quello che ricordo lì. Come si metteva in appassimento una volta l'uva. Storicamente si portava a casa in cassette, si appendeva un chiodo, un filo e si attorcigliava come pomodori. Questo cordone di uva spettacolare. Passaggio successivo, mentalità contadina, proprio classica. Pensate di vedere una cornice, sparo, non so adesso di preciso, 2 metri per 1. In mezzo mettete quelle cannette da giardino, dove queste sono le arene praticamente, che le usavano fino all'estate per la cultura dei bacchi da seta. Quando ho smesso il capo dei bacchi da seta, mi carità contadina, proprio quello, si metteva in appassimento. Passaggio successivo, che quella è stata una grande evoluzione, le cassettine di legno, quelle fantastiche, perché il legno mi regola l'umidità, l'unica cosa igienicamente no. Esatto, portare muffe, cose. O le cambi ogni 2-3 anni, che via dal costo, oppure usi la plastica che non ti regola l'umidità ovviamente, però dovrebbe aver detto prima di fare agosto, esce la macchina e ti rilassa completamente su. Utilizzate, sì. Ok?